La crisi purtroppo non è cominciata solo con il colpo di Stato del 2013, ma il paese viene da anni di conflitto e di violenza. Oggi il 20% della popolazione centrafricana è o sfollata all'interno del paese o rifugiata in un paese vicino. La situazione del sistema sanitario continua a essere molto grave. Il paese attraversa da anni una crisi cronica dove la popolazione ha un accesso molto difficile a qualunque tipo di cura basica, soprattutto per la malaria, che è la prima causa di morte nel paese. L'accesso umanitario sta diventando sempre più complicato a causa dei vari attacchi dei gruppi armati contro convogli e personale umanitario. Medici Senza Frontiere è presente in Repubblica Centrafricana dal 1997, quindi sono più di 20 anni di presenza attraversando le diverse crisi che ha vissuto il paese. Oggi Medici Senza Frontiere gestisce 15 progetti nel paese, più tutte le attività d'emergenza qualora ci siano sfollati o qualora ci siano situazioni di violenza. La visita del Papa sicuramente contribuirà a dare visibilità a una crisi che rischia in ogni momento di essere dimenticata. Quello che è importante è che il paese rimanga una priorità a livello di assistenza umanitaria e nell'agenda politica internazionale.